Buon pomeriggio a tutti, Soccolma il Bag, decimo appuntamento e a quanto pare la settimana pre-Ferragostiana, perché comunque lunedì è Ferragosto, costringe a soltanto il sottoscritto a rispondere alle domande. Comunque Stefano influenzato, Leonardo vacanziero, quindi tocca a me per questa settimana, sopportatemi e supportatemi soprattutto. Le domande, come al solito, ci sono arrivate ovviamente attraverso YouTube, quando mettiamo la notifica della richiesta per fare domande, così come le potete mettere sotto alle puntate che registriamo, oltre ai canali social, che sia Facebook, che sia Instagram, e nel nostro canale Telegram. Se vi iscrivete a Telegram o se siete su Telegram, le domande le potete spedire a me o a Stefano, eventualmente anche a Leonardo, poi dipende in base alla settimana chi partecipa. Quindi ricordatevi sempre di continuare ovviamente a spedire le domande. Questa serie del Soccolma il Bag durerà ancora fino a All Out. Poi ci fermeremo soltanto una settimana, quella di All Out, e ricominceremo la nuova serie, magari metteremo un pochettino la nuova stagione, chiamatela come preferite, metteremo magari a posto un pochettino le grafiche, metteranno, perché fanno tutto Michele e Stefano queste cose. Quindi ci prendiamo una settimana pausa per la settimana di All Out, ma soltanto perché quella settimana lì, proprio per colpa o per merito del pay-per-view, abbiamo altro da fare e il So Call ne risulterebbe troppo pesante. E, però comunque, settimana dopo lo riprenderemo e vediamo di recuperare le domande che magari ci avete fatto proprio per All Out. Allora, visto che sono da solo, non devo parlare con nessuno, mi lancio da solo le domande, vi lancio già la prima. E la prima domanda ci viene fatta da Jenny17, che chiede: pensate che in futuro Parker Bordeaux potrà essere materiale da Dynamite? Allora, io l'ho visto lottare in Major League quando ha fatto il debutto, e l'ho visto fare qualcosina dark. Non mi sta ancora facendo strappare i capelli che non ho dalla testa. Però è giovane, fisicamente è ben messo, non è il classico big man da mosse di potenza e basta. Quindi anche ha del background comunque. Paga purtroppo il discorso del nuovo Brock Lesnar, che questa non è una cosa che gli fu data da WWE, ma gli fu data dai tifosi per una somiglianza fisica, più che altro di faccia, del suo viso, piuttosto che le sue capacità in ring, anche perché comunque non lo conosceva nessuno, ha il background anche lui di lotta libera come Lesnar, quindi si pensa, ha un buon background. Può diventarlo, non so. Non, e questo non è una cosa da sottovalutare, com'è caratterialmente, se nel senso è magari la cosiddetta testa matta o no, e quindi se è uno che non ha voglia di allenarsi, questo ovviamente può pesare sul suo approdo a Dynamite, però vista l'età e visto il suo background, credo che possa essere materiale a Dynamite. Ripeto, a me non sono ancora riuscito a capire effettivamente com'è. Quindi mi prendo un po' di tempo comunque, poi intanto non devo decidere io, quindi anche se dicessi sì o no, non cambio niente, però al momento deve ancora migliorare, questo poco ma sicuro, però può farlo, perché comunque, ripeto, al background è giovane, quindi perché no? Perché no? Salutando Jenny, si arriva ad Andrea Santobuono. Andrea chiede: secondo voi ad All Out vedremo un 4-way con Rosa, Baker e Aether Storm? Al momento non vedo costruzioni sulle altre ragazze del roster. Bella domanda, nel senso, tutto sembrava portare a Thunder Rosa contro Jamie Hayter. Hanno però fatto questo incontro per Battle of the Bells. Quindi ce lo siamo, è stato anche un bel incontro e quello ce lo siamo già giocato. C'è Thunder Rosa contro Thunderstorm. Thunder Rosa contro Thunderstorm fatto poche settimane fa. E quindi ce lo siamo già giocato. E c'è Thunder Rosa Britt Baker, che non è ancora stato fatto. Jamie Hayter ha perso.
Quindi Britt Baker supera in classifica Jamie Ether. L'altra che supera Britt Baker in classifica è la Statlander. La Statlander però la stanno impegnando dal lato di Jade Cargill. E quindi faccio fatica a pensare che sia la Statlander l'avversaria di Thunder Rosa. Se noi guardiamo il ranking, l'avversaria di All Out deve essere la Statlander in questo momento. Non sarà lei, e temo nel senso, perché è un già visto, e Thunder Rosa non meriterebbe un già visto, per quanto in questo momento non sia nella sua massima forma, però sembra che tutto vada un Thunder Rosa contro Britt Baker, almeno che optino, scusate, mi stavo impappinando, per un'avversaria al di fuori della All Elite. E allora cambierebbe qualcosa, perché visto che di fatto non c'è costruzione, come dici te, la costruzione tra di loro, quindi o si arriva un Rosa Baker, perché appunto le altre due sono già state battute, poi magari, cioè, preferirei il 4-way a sto punto, non sono un amante di questi incontri, ma preferirei il 4-way onestamente. E non c'è da stupirsi se magari scelgano un'atleta extra All Elite. Allo stesso tempo sarebbe una scemata, perché comunque devi mettere gente del tuo roster, soprattutto in un pay-per-view, quindi spero che non venga fatta questa scelta. E se no, se andiamo a vedere appunto, come dicevo prima, la classifica dice Chris Statlander, però la logica, in base a come stanno costruendo il tutto, sembrerebbe proprio che tutto porti nuovamente a un Thunder Rosa contro Britt Baker. È quello che vedo più papabile, col fatto proprio perché, come ti dicevo prima, della Hater e di Toni Storm, che sono state già sconfitte. Tra l'altro, recentemente non sono state sconfitte mesi fa, magari poteva essere una cosa per recuperare. Sconfitta venute troppo presto, quindi tutto lascia presagire a un Thunder Rosa Britt Baker. A meno che, ripeto, diano retta alla classifica e a sorpresa si va a Statlander, però è una cosa che dovresti costruire perlomeno già da questa settimana, perché comunque i tempi, altro che essere maturi, cioè ormai è tardi per costruire gli incontri per All Out, purtroppo. E come dicevo prima, l'opzione estero, non estero nel senso un'avversaria non della federazione, non ha detto nemmeno che sia straniera, e si può prendere in considerazione. Tenete conto che Thunder Rosa a ottobre, mi sembra al 15, è notizia di ieri che ha accettato la sfida d'Italia e va a provare a vincere il titolo della Triple A. Quindi, boh, è un nome papabile, magari Italia per apparire, non lo so, dico nomi a caso, poi possono essere altri, magari delle lottatrici giapponesi, magari a sorpresa torna la Shida piuttosto che Rio. Non sarebbe giusto nei riguardi delle altre contendenti che appunto nel ranking sono più avanti, nettamente più avanti di qua. Però mi dispiace dire che punto su Thunder Rosa contro Britt Baker. Non lo vorrei, ma forse molto probabilmente lo vuole il pubblico, perché vuole Britt Baker lì, a prescindere da capacità più o meno sul ring. Vogliono vedere Britt Baker. Questo Jesse Pinkman invece ci chiede: so che siete sprovvisti di console al momento, ma quando uscirà il videogioco Elite Fight Forever lo porterete in live? Potrebbe essere divertente. Allora, al momento sì, siamo sprovvisti di console, perché io non ho più la PlayStation 4, mi si è rotta, quindi l'avevo quella. Da qua a fine dicembre non so se prenderò un'altra console, che sia un Xbox piuttosto che una PlayStation 5, però sarei eventualmente intenzionato a prenderlo per PC, eventualmente. Stefano, anche lui lo so, che ha idee eventualmente di prendere una console, ci sta pensando, quindi no, non so se anche lui che riuscirà entro fine anno, perché a questo punto pare che esca a fine anno, o ad acquistare una console, se la vorrà acquistare. E Michele stesso, non sappiamo poi cosa farà. Io, ripeto, sul PC molto probabilmente lo prendo e comunque, senza spoilerare nulla, chi di noi è provvisto qualcosa è un'idea a cui stiamo pensando. Quindi so già che sarebbe bello comunque fare anche il discorso
fare una. Ora vediamo cosa si può fare. Esempio, se si può fare la modalità carriera, magari cominciare una carriera a parte rispetto a quella che cominciamo quando giochiamo noi, da mostrare sempre in live per far vedere le crescite del lottatore. Ora bisogna vedere come sarà questa modalità carriera. Quindi sì, hai ragione, potrebbe essere divertente e l'intenzione ci sarebbe. Dobbiamo vedere solamente quali console o PC abbiamo a disposizione, se le nostre connessioni barra StreamYard ci concede di poter effettuare delle live, o se no magari di fare delle registrazioni per YouTube. In ogni caso, ci stiamo pensando, sì, perché in base a... Prima di tutto dobbiamo vedere se avremo delle console, se lo avremo sul PC, o se avremo gioco sul PC, se invece a fine anno avremo delle console, che sia Xbox, che sia PlayStation, quello fa, ha poca importanza, però... L'intenzione ci sarebbe. Comunque ti sapremo rispondere, ovviamente, quando uscirà il gioco, poche settimane prima già, ti sapremo rispondere. Ricordati quindi di rifarci la domanda praticamente a dicembre. Quindi te marcati la domanda per dicembre, mettiti promemoria e ce la rifarai a dicembre, così saremo più precisi, perlomeno dove prenderemo il gioco, su quale piattaforma o perché. Quindi riprovala. T'avviso già, comunque te l'ho detto, siamo più precisi. L. Lufranski, te l'ho lasciata tutta, è la domanda, quindi... L'ultima volta che si è parlato di House of Black, più presente negli show settimanali, sono spariti, almeno nell'ottato, non mi stava tutta quella parte, quindi soltanto due parole, ma non ci sta. E poi la seconda parte la leggo dopo, anche se tutti la stanno già leggendo. Ah no, ma non si legge il nome, vabbè, allora aggiungo poi il nome così... Così te la faccio bene. L'ultima volta che si è parlato di Zoom Black, più presente agli show settimanali, sono spariti almeno nell'ottato. E è vero, si sono visti molto, molto poco. Si è visto perlomeno Brody King, ma Kelly Black stesso ha detto da poco che era alle prese con infortunio. È stato alle prese, non in questo momento, ma è stato preso con infortunio, che lo ha tenuto un po' in dubbio anche per la sua carriera. Ha avuto a che pensare anche a un eventuale ritiro, e quindi molto bene detto questo. Il Buddy Matthews ha fatto praticamente una tournée, come fanno i cantanti, è stato comunque in Australia e in altre federazioni a lottare, hanno un po' girato, magari aspettando proprio il ritorno vero di Malakai Black. Vedi che comunque si è anche un po', diciamo, appiattito il discorso Malakai Black Miro, che sembrava una faida lanciata, adesso stanno andando avanti praticamente a occhiate. Si vede che Malakai Black magari non poteva avere dei confronti fisici. E, però... Credo che proprio già a partire da questa settimana siano molto più presenti, al di là che ci sarà il coffin match tra Brody King e Darby Allin, però vedremo sicuramente Malakai Black più presente, perché va da presumere che All Out ci sia il suo incontro contro Miro, o perlomeno, che ne so, Miro, Sting e Darby Allin contro House of Black, comunque in ogni caso saranno protagonisti. Resta da vedere quando tornerà Buddy Matthews, che anche lì avevano detto infortunato, ora non mi ricordo chi l'aveva detto, però lui stava lottando per le Indie, ovviamente magari per storyline possono aver detto infortunato. E quindi niente, sono sì, però hai ragione, sono tendenzialmente spariti come stable, però è stato proprio un discorso, Buddy Matthews non c'è e Malakai Black si è ripreso un po', si è riposato per l'infortunio che aveva. Ma ormai credo che sia Malakai Black sia pronto e quindi lo vedremo abbastanza breve. Guarda che vado ad aggiungere il nome, scusa se tra le parole che avevo dovuto cancellare c'è stata anche questa, infatti non mi ci sta, però allora parliamo di Jamie Hayter. Caro Lufranski, io potrei parlare direttamente con lei qua, ma non lo faccio e quindi te lo dico chiaramente, sì. Mi dispiace, non potrai mai uscire a cena con me. Fatti una ragione, punta o prova magari con un'altra ragazza che non sia Gemieta, semplicemente quello. Quindi, ragazze carine, belle, secondo i tuoi gusti, vado a immaginare che ce ne sia molte, non l'elite, e quindi vai e il prossimo nome che ci chiederai, noi tutti, quindi io, Stefano, Leo e anche Michele, quando rispondiamo come il bag, saremo e siamo convinti che andrà a buon fine.
Non con Gemiator, come puoi aver capito anche altri motivi, essendo già prenotata dal sottoscritto, questo è un altro discorso, ma con tutte le altre, o comunque vediamo chi chiederai, avrai il nostro appoggio. Prova quindi con un'altra. Comunque con Gemiator non ci riuscirai mai a cedere. Andrea Cannata, essendo in vacanza, ma comunque. Cerco di seguirvi, vi faccio solo una domanda. Il video approfondito sulla crescita All Elite quando uscirà? E visto come avrete notato, questa settimana di So Call è più breve per un semplice fatto: uno, sono da solo e due, avete fatto meno domande. Te mi hai fatto una domanda è semplicissima da rispondere veramente sì o no. Allora, lo faremo o prima o post all out. Io personalmente punterei più post all out, proprio anche per vedere magari cosa succede a all out, se può essere qualcosa che lo fa fare un salto di qualità, o magari anche all'indietro, perché non si sa mai, si pensa sempre al positivo, ma magari poi no, si spera di no, ovviamente. Quindi, o settimana prima o settimana post all out. Quindi tieniti, guardaci sempre, comunque avviseremo prima. E sappi che se si va a votazione io sono più la settimana post all'out, eh? Quindi se Stefano sentirà le risposte deve mettermi in votazione e poi sentiamo anche Michele cosa dice. Io sarei più per il post, così abbiamo un po' più le idee chiare su questa soluzione, di cosa, su questa risposta e per l'approfondimento della crescita. Però l'auto può essere magari un crocevia interessante. Andrea Santobuono, ancora tu, ma non dovevamo non vederci più. Poveretto, poche domande fa. Quando ritornerà Pac secondo voi? Allora, bisogna partire dal presupposto che Pac non è andato via, nel senso, gli hanno fatto difendere il titolo in UK, comunque nel Regno Unito. Quindi può darsi che hanno colto la palla al balzo, ovvero Pac nel suo paese, e intanto mostriamo il titolo. Per come l'abbiamo concepito, perché Tony Khan è stato chiaro, deve essere pare che sarà un titolo itinerante, o perlomeno si difenderà molte volte al di fuori degli Stati Uniti, e Pac è la giusta soluzione. Non sappiamo, ma credo di sì, questa è una mia supposizione. Molto probabilmente Pac aveva delle date promesse con delle federazioni indipendenti inglesi. Poi il Covid, eccetera, gliel'hanno impedito e adesso sta recuperando queste date. Questa però è una mia idea. È un'idea che mi sono fatto io, perché comunque sto facendo molti incontri, che sia Rev Pro piuttosto che altre federazioni. Quindi anche questa, e comunque porta sempre il titolo all'Atlantic e lo difende anche quello. L'abbiamo visto. Mi piacerebbe dirti di vederlo all out, è che non lo vedo veramente. Cioè, mi dirai, non ci sono costruzioni al momento, praticamente quasi per nessun incontro. E sarebbe una cosa un po' messa in fretta e furia. Ci sta però che al primo pay-per-view post acquisizione del titolo, post nascita dei titoli, decidano di farlo difendere all out. Quindi io non mi stupirei se Pac lo vedessimo all out difendere il titolo all'Atlantic. Non so come l'ho detto, Atlantic, comunque lo ripeto, che sia un Miro, che sia un Malakai Black, che vabbè, vanno contro, però vabbè, capiscimi, un Andrade piuttosto che un Toro, io vado a immaginare tutta gente straniera, cioè straniera, al di fuori degli Stati Uniti, poi magari è tutt'altro. O magari un lottatore della New Japan, non lo so, sto proprio inventando. Secondo me All Out glielo faranno difendere proprio perché è la prima difesa del titolo post assegnazione del titolo, quindi credo poche settimane e lo vedremo. Sicuramente, certo, sarebbe bello però costruire qualcosina. Quindi io mi auguro onestamente di vederlo già questo mercoledì e che poi costruiscono qualcosa, almeno che se arriva questo mercoledì, che poi questo mercoledì stasera, stanotte, non è che vabbè domani notte, in base, ovviamente io sto registrando di martedì e meno che appunto dicevo si inserisca nel discorso Lucha Bros e fazione ingovernabile, diventerebbe un triangolo della muerte contro la fazione, magari aggiungono Dragon Lee, non lo so, tanto per intenderci. Quindi magari resta da vedere anche quella parte. Però secondo me All Out difenderà proprio perché mi sembrerebbe strano che alla prima possibilità di difenderlo in pay-per-view se la lasciano mancare.
anche se per come è stato trattato, parola brutta al titolo, faccio fatica a pensarlo, però secondo me l'intenzione è quella. E andiamo verso Jacob Menzel. Secondo te vendono ancora i big man come una volta il tipo André, The Giant, la Baby Show, eccetera? Secondo me non vendono più tanto e man mano diventeranno come Brian Cage. Allora, spero che secondo te ti vada bene anche il me, quindi ti vada bene anch'io. Non so a chi eri riferito, presumo a Stefano, mal che vada poi lo facciamo rispondere la prossima settimana, se ci sarà lui a fare il suo call o no. E non perché sta facendo, nel senso dipende se lo facciamo io o Stefano. Ah no, Leonardo non c'è, quindi lo facciamo io Stefano, molto probabilmente. Questo spoiler per voi, Leonardo in vacanza, maledetto, diteglielo tutti. Allora, quelli come André the Giant, Big Show, soprattutto André the Giant, che io parlo dell'ultimo André the Giant, quello che si è visto negli Stati Uniti alla fine della carriera, perché quello prima era molto più mobile, era già come Big Show. Sì, sono convinto anch'io, facciano fatica. Perché nel 2020 la gente comunque vuole vedere anche sui big men gente tendenzialmente di movimento. Quelli troppo statici cominciano a essere un po' ridondanti. Quindi siamo in un'epoca che si vede, hai fatto l'esempio di Brian Cage. Brian Cage per essere un big man è agile. Cioè, lui infatti si trova benissimo poi a lottare con i cosiddetti cruiserweight, cioè, basta ricordarsi cosa faceva Impact, era stato anche campione dell'X Division, è agile lui stesso per essere un big man. Adesso i big men sono più, appunto, come dicevi te, verso Brian Cage, ma perché il pubblico vuole vedere anche della tecnica, non vuole vedere soltanto le power moves. E i giganti come poteva essere André the Giant, anche Big Show, ti fanno vedere poche power moves, proprio per un discorso di lentezza. Sono talmente lenti che a volte, quasi sempre una chokeslam, perché poi hanno quasi sempre quella come mossa, ti risulta lento, cioè non ti dà l'impressione di essere troppo potente. Ti faccio l'esempio. Kane è stato per un periodo in tag con Big Show, vabbè, comunque è stato in periodo per un periodo in tag contro Kane, con Kane, scusami. Tutte e due facevano la chokeslam. Quella di Kane sembrava più potente di quella di Big Show, perché era già un big man particolare, un big man tipo Undertaker, un big man tipo Lance Archer, alto, 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 per esempio, come Kevin Nash, per quanto poi ci siano stili differenti. Comunque gente molto alta, ma allo stesso tempo grossa. Il problema di Big Show, André the Giant e altri come loro è anche un discorso, sono alti, ma è gente anche comunque tendenzialmente che va più sul grasso che sul grosso, quindi li vedi diversamente e magari sono più lenti anche per un motivo dovuto al peso. Quindi sai, un conto è essere, che ne so, 100 kg, erano di più, 100 kg di massa muscolare e un altro è essere 100 kg di massa grassa e ti cambia fortemente la tua prestazione atletica cambia molto. Quindi sono anch'io convinto come te che, al di là di una questione di salute, che ovviamente non fa bene essere sovrappeso, e credo anch'io come te che siano abbastanza passati di moda e non li voglia più vedere nemmeno il pubblico. Vuole i grossi, perché il pubblico, soprattutto quello americano, ama la gente grossa, cioè straviene per la gente grossa, però perlomeno che abbiano una parvenza, non dico non devono essere veloci, però perlomeno una parvenza di tecnica che gli permetta di essere anche più credibili loro stessi, anche per fare non le solite mosse, le solite powerbomb piuttosto che ciò cosa. E basta, ma fare anche dell'altro. Comunque, io comunque, ovviamente, se da come hai capito, tifo per la parte più come Brian Cage che André the Giant e Big Show, avendoli poi vissuti dal vivo, sia André the Giant che Big Show, essendo dei vecchi, questo ci può capitare. Jesse Plinkman, nuovamente, la tua domanda l'avevo letta prima, l'altra. Secondo voi ci sarà qualche shock value ad all-out? Se sì, quali ipotizzate? Allora, credo di rispondere anche a nome di Stefano, perché comunque l'abbiamo già detto sia Lit Friday, forse anche il suo call. Sono abbastanza convinto che ci sarà dello shock value, ci saranno, cosiddetto shocking moment, ci sarà. E non possono
pareggiare quello dell'anno scorso, perché hai presentato, cioè, sei andato in crescendo, che arriva Suzuki, poi Rubisoo e poi spari il finale con Page e Danielson. Quindi, Page, scusami tanto, e Adam Cole e Danielson. Quindi quello non riuscirai a farlo, però punteranno molto ovviamente al nome grosso, ma non al nome grosso extra federazione. La gente vuole vedere tornare con tutto il cuore Omega. Quindi non ci sarebbe da stupirsi se proprio nel main event, o magari nella finale del 3 contro 3, appaia Kenny Omega, non sapendo poi se potrà lottare o no. Magari appare e può tornare a lottare tra un mese e mezzo, però comunque si tiene dietro le quinte, tra interviste o segmenti per comunque farci capire da che parte, anche perché quando torna il pubblico altro che ti fa in questo momento. Quindi non avrebbe nemmeno senso fare il classico tour heel da appena arrivato che non ti vuoi farti fare. E altri papabili, ti direi CM Punk, però un infortunio come il suo, cioè sarebbe quello che ti dicevo di Omega, se magari non può lottare, che deve aspettare qualche mese o qualche settimana, varrebbe lo stesso per CM Punk, magari lo potrebbe fare per tenere un po' vivo il discorso di chi sarà campione dopo l'auto, facciamo che sia ancora Moxley, quindi magari una sorta di sfida a parole per un po' di tempo con Moxley. Perché comunque un'operazione al ginocchio, se non è un'operazione tipo menisco, ti tiene fermo sui 6 mesi o anche più. Quindi sarei più per il fine anno, però magari ci provano, soltanto con un'apparizione. Come lottatori fuori dalla All Elite, da shocking moment totale, non ce n'è. Perché onestamente di free agent liberi, che conosce bene il pubblico, ci sono soltanto Gargano e Wyndham. Se vuoi pareggiare o comunque avvicinarti a quello che hai fatto l'anno scorso, Gargano e Wyndham non sono di quell'altezza e di quel livello, come anche conoscenza da parte del pubblico, soprattutto per Gargano. E quindi io credo che punteranno più su Omega. E magari proveranno anche la carta Punk, però sono due lottatori che c'è il rischio che non lottino, però poi per 1 o 2 mesi lo stesso. Quindi punterei più su di loro che su gente esterna. Credo. O magari i shocking moment saranno i match titolati, magari sorprese di vittorie dove non ci aspettiamo, che ne so, Moxley perde il titolo per dire cose così. Non sappiamo nemmeno contro chi. E ho già dato per certo che Mox ribatte Jericho. Aperta e chiusa parentesi, mai dire mai. Ultima domanda. L'ultima domanda è il ritorno di Andrea Santobuono. Anche te non ti vedevo da tanto tempo. Allora, Rampage viene registrato subito dopo Dynamite. Come fanno a cambiare metodo da ring in così poco tempo? Se non erro, anche l'ultimo Battle of the Bells è stato registrato la stessa sera. Parto dal fondo, sì, è stato registrato la stessa sera, quindi hanno registrato Dynamite, Rampage e Battle of the Belts, non registrano più Dark perché Dark viene registrato in Florida ormai, quindi non fa parte del pacchetto di chi va a comprare il biglietto per vedersi Dynamite, mentre Rampage c'è sempre, salvo le settimane del pay-per-view, che quello invece va in diretta, e rarissimi altri casi che lo fanno in diretta. Non ti è mai capitato di vedere o dei video dove ci sono le cose dei backstage piuttosto che le riprese da backstage, piuttosto che a volte nei pay-per-view stessi, quando ci sono le pause, fanno vedere cosa succede. È raro, però fanno vedere. È molto semplice, è letteralmente come un lenzuolo, è veramente letteralmente come un lenzuolo. Cioè, lo sfili e poi ne rimettono un altro sopra. È più veloce di quello che tu pensi, che tu possa pensare. Tanto che a volte, quando c'è magari del sangue, o diventa troppo scivoloso e non riescono a pulirlo, nelle pause pubblicitarie ne cambiano uno e rimettono quello. Magari se è il caso di Dynamite, rimettono un nuovo mat di Dynamite in maniera che non il
gli incontri successivi non abbiano problemi magari di scivolare sia sul sangue che sul sudore dei lottatori o sul bagnato, se c'è stata dell'acqua. Quindi è veramente un'operazione da poco. Infatti, se ci fai caso, quando i lottatori si appoggiano al mat, nel mat, magari quando sono fuori, viene un po' giù, quando lo tirano fuori, quando lo tirano viene giù. Perché comunque letteralmente come un lenzuolo. E poi tieni conto che non è che arriva uno, è un gruppo di 5-6 persone, prende dai lati e via che lo mettono. Molto più facile di quello che tu possa pensare. Però guarda, credo che trovi qualche video, perché comunque è già stato fatto vedere più di una volta. Lo trovi, se cerchi su YouTube, credo che tu possa provare qualche video di qualche... Tra l'altro una l'avevo vista su un Bing d'Elite di qualche mese fa, se non addirittura un anno e passa fa, nel senso vuol dire un anno e mezzo, se non addirittura 2 anni fa, dove c'erano i Jackson che stavano proprio inquadrando il cambio di tappetino comunque del ring, e tra l'altro proprio durante Dynamite erano, e hanno fatto vedere che c'era il conteggio dello speaker che diceva quanto mancava dal ritorno della pubblicità e gli addetti che arrivavano per cambiare in tempo il mat per il ritorno pubblicitario, così in modo da non farsi vedere che erano lì a cambiare. Quindi è un video che molto probabilmente trovi. Internet ti sarà amico da questo punto di vista, anche YouTube ti sarà molto amico. Con la domanda di Andrea Santobuono abbiamo terminato, e ricordatevi di mettere un mi piace, di commentare se non vi sono andate bene le risposte, se avete altre idee, nessun problema, ditelo sotto senza nessun problema, fate altre domande eventualmente sempre sotto il video. Ricordatevi sempre che ci si può anche abbonare al nostro canale per darci una mano, per poter avere anche più contenuti voi e quindi migliorare noi come canale tra contenuti e magari cosa diciamo, per correggerci anche noi su cose che possiamo sbagliare o che non vanno bene a voi, non cose che diciamo, magari come le diciamo, per vedere, cioè, il botta e risposta fa sempre piacere, le correzioni e i consigli sono sempre ben accetti, sempre ovviamente fatti in buona fede, ovvero senza insulti o cose del genere, noi li ascoltiamo tutti. E quindi ricordate che vi potete abbonare, ci sono 3 metodi di abbonamento, uno da 2 euro, uno da 5 e uno da 10 euro, e ci sono dei contenuti ovviamente in più per gli abbonati, tutto quello però che vedete su YouTube ovviamente non l'abbiamo tolto, non è che togliamo ad esempio il Socall e lo mettiamo per gli abbonati, questo vi resta anche a voi che non vi abbonate senza nessun problema, però se vi abbonate, oh, cioè, male, voi fatelo. Su questo, nessun problema. Quindi vi saluto, appuntamento la prossima settimana, dove molto probabilmente saremo io, Stefano, occhio croce, ora vediamo come si mette, anche perché, come dicevo prima, Leonardo non c'è, quindi siamo io, Stefano, o solo io, solo Stefano, vediamo quello che succederà. Grazie mille a tutti per seguirci, e buonasera, buonanotte, per l'ora che io sto registrando, e un buon pomeriggio invece per quando voi vedrete la trasmissione.